Questa notte, ormai già 20 agosto 2022, ho postato questo nella community del mio canale. Niente male. È un sondaggio di Pagnoncelli pubblicato da Libero. Il partito dei No Green Pass sfonda quota 30%. È una foto caricata dalla senatrice uscente Granato sulla sua pagina Facebook, in un post dove annunciava che il suo nuovo partito, Italia Sovrana e Popolare, ha raggiunto il numero di firme necessario per poter partecipare alla prossima tornata elettorale del 25 settembre 2022. Prima di leggere assieme ciò che la Granato ha scritto, vorrei precisare che l'articolo di Libero con il sondaggio di Pagnoncelli è del 2 gennaio 2022. Non ha quindi valore? A mio modesto parere, sì. E sapete perché? Perché è realizzato, come si suol dire, in tempi non sospetti. Capisci a me. Italia Sovrana e Popolare raggiunge 60.000 firme e Francesco Toscano viene bloccato su Facebook per un mese dopo averlo comunicato. Sempre più evidente il boicottaggio mediatico e l'oscuramento di cui è vittima ancora Italia e il suo presidente Francesco Toscano. Qualsiasi testata parli di Italia Sovrana e Popolare, la formazione con cui ancora Italia si presenta alle imminenti elezioni politiche del 25 settembre assieme ad altre forze politiche, omette di accennare a Francesco Toscano. Adesso anche il blocco di 30 giorni su Facebook, dopo aver comunicato di aver raccolto 60.000 firme per presentare le nostre liste per le elezioni politiche. Hanno paura? Ebbene sì, la hanno. Sanno che ormai l'inganno non può più essere portato avanti a lungo. Se malauguratamente gli italiani si svegliassero prima del 25 settembre, sarebbe un vero problema. Potrebbero votare via i partiti di sistema, mandare a gambe all'aria l'agenda criminale 20/30. Salvarsi. Visione TV sta facendo un grandissimo lavoro di informazione indipendente, con diversi servizi al giorno, reportage, approfondimenti. E dobbiamo ringraziare il grande e coraggioso lavoro del nostro Francesco. Così come, per il buon esito della raccolta firme, dobbiamo ringraziare essenzialmente il radicamento che ancora Italia ha su tutto il territorio nazionale, il grande entusiasmo degli attivisti che hanno rinunciato alle ferie. Senza ancora Italia e senza il grande lavoro quotidiano di Francesco Toscano su Visione TV, il miracolo di arrivare dove siamo oggi in 3 settimane non si sarebbe mai realizzato. È per questo che ci temono. E se ci temono, buon segno. Congratulazioni quindi al partito Italia Sovrana e Popolare per aver raggiunto l'obiettivo. Per quanto riguarda il blocco su Facebook di Francesco Toscano, vorrei dirgli che anch'io ne so qualcosa, perché YouTube non ha fatto sconti, neanche a me. Buon lavoro a tutti voi del partito. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.